Just took off from the Babylonian London, from the hectic, eclectic, fun dungeon. This morning, extremist Islamists dropped some bombs. They thought that they'll evade and harm the condom. Over the lives of his people, underground and in the bus. No time to fuss, nobody's safe from a no-sequel death. Somebody wants to take people's last breath. This shout is one that might reach the death. Kamikazes on a religious methadone. These bloody praying fascists don't even have the guts to reach out for the governing bachelors. So they teach us that life left could be less than a breath. That the fight for the strict. Hoi Stefan, wie war dein erster Tag im Gardasee? Es war anstrengend, ich habe keine Durst mehr. Super. Bist du bereit für die nächste Session? Ja. In wie viele Minuten? Halbe Stunde. Gut. Und das ist unsere See, wo wir gesegnet haben heute. Ecco, questo è il vento che ci attende tra 5 minuti. Però si è già detto che non si esce. Chi è che sta dicendo un commento? Corrado, che Luca ha detto che oggi non si esce. Porca miseria. Perché non avete le palle. Io ce le ho le palle, tu usciresti? Io ce le avrei le palle. Ma è la vela anche? Sì, anche la vela. Io no. Vabbè, mi dispiace. Ma è il capitano che... Ciao Luca. Ciao Stefan. Geht es gut? Super. Ein bisschen müde, aber ich habe Muskelkater, aber ja, ja, sonst gemacht. Es war ein super Tag. Ich habe Toe-Side gemacht, ich habe einen Toe nach Regular-Side. Kurve gemacht, super. Hoi Stefan, was ist los heute? Scheiße. Ah Luca, dov'è il vento che ci hai promesso oggi? L'ordinato, ve l'ho promesso, verrà. Deve arrivare. Lorenzino, cosa dici invece? Capitano. Del vento oggi? È che sto studiando per fare Dio. Ah, ok. Però devo passare l'esame. Vabbè, in compenso, al posto del vento ci siamo beccati un bel tramonto qua. Giornata numero 4.
buoni, tre buoni, due no. Bene. Media 65%. Qui tutti che fumano, bevono. Tutti sportivi. Ormai qua, ciao. Ciao. Non c'è vento, almeno ci diamo all'aria. Di qui invece è un'altra che beve, perché ormai bisogna dimenticare queste giornate, eh. Anche il nostro istruttore si sta dando al fumo e all'alcol per dimenticare. Fa parte della vacanza ormai. Bisogna immedesimarsi nel turista e cercare di renderlo su agio, fargli divertire la vacanza. Ma stai parlando della pizzeria Charlie? Sì, sì, sto parlando proprio di quel luogo lì. Quel luogo lì c'è che tutti conoscono molto bene. C'è una vista, vedi le colline, vedi il cielo. Dai. Ma come mai Corrado non ha mai condiviso questa passione per il Charlie? Se l'è tenuta per lui o? Insomma, ognuno rema a proprio favore, ora. Giustamente. Dicono. Vabbè. Comunque ve lo consiglio, se questa la tappa, se venite sul lago di Garda, da fare, pizzeria da Charlie. Una soddisfazione immensa per il tuo palato e per i tuoi occhi. 90, no kite. No, che stai qua. Italia 1. Once more. Italia 1, 2. No. 3. Italia 1. Italia 1. 1. Che uno fa? Come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è. Forse anche questo resterà uno di quei sogni che uno fa. Anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Casello a casello in questa città di fine.